Gentile Signore, gentili signori, buonasera e buon anno a tutti voi a nome mio, del Circolo Culturale Musicale Enrico Segattini, del Coro Metropolitano Veneto, dell'Orchestra, del Maestro e degli artisti che tra poco saranno protagonisti di questo concerto. L'appuntamento di questa sera costituisce ormai da oltre un decennio una tradizione jesolana che conclude gli eventi musicali previsti in occasione delle festività natalizie. Doverosa è la gratitudine che le compagini musicali qui presenti e l'organizzazione tutta vogliono riservare alla parrocchia di San Giovanni Battista, nella persona del parroco di Don Gianni, per la calorosa e accogliente ospitalità da sempre dimostrata e ancora oggi confermata. Grazie. Sostegno dell'amministrazione comunale di Jesolo inoltre rappresentano tasselli fondamentali nella promozione e nella realizzazione di questo evento. Il ringraziamento si rivolge in primis al sindaco e all'assessorato alla cultura della persona del dottor Otello Bergamo della nostra città per aver riposto stima e fiducia nella proposta di quest'anno ed anche al personale degli uffici comunali per la collaborativa ed efficiente professionalità dimostrata. Invito l'assessore se vuole rivolgere qualche parola. Buonasera a tutti, scusate, grazie innanzitutto dell'invito, ma diciamo come amministrazione io porto i saluti del sindaco Valerio Zoggia che purtroppo non può essere con me questa sera e di tutta l'amministrazione, ringraziando effettivamente voi per la disponibilità. Con questa sera si chiude diciamo, questo periodo di festa, che è stato di grande serenità, l'occasione per stare di nuovo in compagnia con gli amici, la famiglia, e lo concludiamo dopo appunto 40 giorni per la nostra splendida città di impegno da parte delle associazioni di volontariato che hanno contribuito a portare questo grande risultato. Abbiamo avuto nella nostra meravigliosa città in questi periodi più di 450.000 persone che sono venute a visitare la nostra città nei vari eventi e questo è sicuramente motivo di orgoglio, visto che fino a qualche anno fa questa poteva essere qualcosa di impensabile. Quindi io prendo l'occasione per ringraziare naturalmente la compagnia che ci farà assaporare di una buonissima musica classica che è un po' nelle corde della nostra italianità e che rappresenta un po' l'italianità. Ringrazio naturalmente Don Gianni Fassina, ringrazio però anche tutti i volontari, le forze dell'ordine che hanno contribuito a farci vivere in serenità questi giorni di festa. Ringrazio poi, e poi chiudo, oltre a Don Gianni, il signor Gianni Rossi, la prologo che è qui rappresentata dal signor Menchi e Giorgio Giacchetto. Veramente chiudo augurando un 2020 a tutti voi e a tutte le famiglie piene di tanta, tanta salute. Grazie e buon divertimento. Si desidera tributare al nostro corista, il signor Gianni Rossi, che come già nelle edizioni trascorse ha lavorato con zelo e con passione, provvedendo ad ogni necessità logistica e diplomatica. Grazie Gianni. Passiamo adesso al programma della serata. Questa sera ascolteremo la Messa di Gloria di Pietro Mascagni, una composizione ingiustamente poco nota se si considera la straordinaria immediatezza comunicativa di questa partitura. Venne composta nel 1888 e quindi 2 anni prima del grande successo che il maestro livornese avrebbe ottenuto con il suo capolavoro, Cavalleria Rusticana. Si potranno riconoscere alcuni celeberrimi temi che sarebbero stati impiegati proprio per la sua più fortunata opera. All'epoca, il 25enne Mascagni si era da poco dileguato dagli studi presso il Conservatorio di Milano per trasferirsi a Cerignola, in Puglia. Lì gli era
era stato affidato il compito di dirigere la filarmonica locale per la quale pensò di scrivere la messa di gloria. Inizialmente il brano venne accolto in modo piuttosto freddo dai pugliesi. Un paio d'anni più tardi, dopo la celebrità che gli diede la sua cavalleria, la messa venne eseguita con grande successo in occasione delle celebrazioni per ricordare il 600° anniversario della costruzione del Duomo di Orvieto. La composizione prevede le parti canoniche del Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus Benedictus e l'Agnus Dei, cui è stata aggiunta l'elevazione. Si tratta di un brano di grande intensità emotiva e di notevole difficoltà tecnica affidato al violino solista. La scrittura è molto impegnativa per le due voci soliste del tenore e del baritono, che cantano tre arie ciascuno, un duetto e diversi pezzi concertati con il coro. L'orchestrazione è molto accurata e valorizza assai le qualità dei vari strumenti, affidando parti significative al violino, alla tromba, all'oboe e al violoncello. L'intervento del coro è piuttosto frequente, quasi si trattasse di un perenne commento alle parole dell'ordinarium misse. Secondo quanto prescritto dalla prassi ceciliana, viene assegnato ruolo preminente ai tenori e ai bassi, mentre le parti dei contralti e dei soprani sono pensate invece delle voci bianche. Della partitura non esiste ancora un'edizione a stampa. Sarà curioso e suggestivo, al termine del concerto, visionare lo spartito del maestro Perissinotto nella sua copia manoscritta, nella quale sono riportate a penna molte indicazioni dello stesso compositore. Gli interpreti di stasera, di cui si possono leggere le referenze nei programmi di sala, sono il tenore pavese Emanuele Servidio, il baritono cipriota Stavros Mantis, il coro metropolitano veneto, l'orchestra filarmonica Enrico Segattini con il violino solista il maestro Stefano Pagliari, direttore musicale il maestro Mauro Perissinotto. Per non interrompere l'atmosfera unitaria della composizione, si chiede cortesemente al pubblico di tributare gli eventuali applausi solo al termine della News Day. Auguro a tutti voi un buon ascolto e una lieta serata nella contemplazione dell'arte dei suoni.
Yeah.
Miserere nobis.
Thank you.
Nomine.